Oggi a terza pagina Luca Dondoni, storica voce del giornalismo musicale italiano, ci spiega come la musica può farci star meglio. Io trovo che il silenzio sia fastidioso. La musica mi dà sempre, gli inglesi direbbero, un kick in più, un calcetto in più. È sempre tutto meglio con la musica. Questa di Aretha Franklin, per esempio, è perfetta per risollevarsi, tornare a vivere e sorridere. Così è scritto su Music Therapy, guida brillantemente commentata alle canzoni più adatte per ogni momento della giornata o della vita. L'autore? Luca Dondoni, giornalista musicale e storica voce della radio, con un passato, seppur brevissimo, da discografico. Devo essere sincero che è stata una grande esperienza, perché mi ha permesso di vedere il lavoro che faccio dall'altra parte. Però non è andata a buon fine. No, perché lì a un certo punto della vita si deve cercare di capire, specialmente in certi incroci importanti, se è meglio fare qualcosa che ti diverta anche o qualcosa che forse ti faccia magari guadagnare un po' di più. Canzoni per meditare, leggere, amare, ricordare, allenarsi e tante altre situazioni. Guarda, la più facile che mi verrebbe subito alla mente è il viaggio. Cioè tu sei sulla macchina con quel tempo e rivestito in quel modo e quella canzone te la ricorda, ti ricorda tutto perfettamente. E allora io, per quanto riguarda quello, ho messo Ventura Highway degli America tra le varie canzoni, che secondo me è una canzone per il viaggio perfetta. Ventura Highway in the sunshine. C'è un sacco di roba bella che quando io l'ascolto dico: ma questa è meglio di quell'altra, quella la preferisco. Dipende dal momento. Non è un libro scritto a caso, c'è un momento per ogni canzone. Ce ne sono pochissime italiane. Tra le italiane una preferita c'è? Almeno in quest'ambito. Ah beh, assolutamente sì. Credo che Pino Daniele sia stato uno dei pinnacoli della nostra musica e con lui anche Lucio Dalla. Tanto l'aria è stata cagnata. Il 12 giugno del 1936 muore a Vienna Karl Kraus, scrittore, giornalista, polemista e autore umoristico austriaco, celebre per le sue critiche alla società del suo tempo e ai mezzi di comunicazione. Tra le sue frasi più famose, se non avete nulla da dire, cercate di dirlo almeno in maniera comprensibile.